Iniziamo con sciogliere il lievito nell'acqua e aggiungiamo un pizzico di miele. Facciamo sciogliere bene, mettiamo nella planetaria, azioniamola e aggiungiamo la farina. Poi successivamente mettiamo lo zucchero e il sale. Una volta incorporati bene, aggiungiamo anche il burro. Facciamo mischiare bene e poi finiamo sul piano da lavoro. Ora cerchiamo di dare una forma di palla al nostro impasto. Sarà abbastanza duro, quindi con un movimento di nocche e palmi cerchiamo di dare questa forma. Poi lo mettiamo a riposare 20 minuti coperto da pellicola a temperatura ambiente, cosicché iniziamo a fare il panetto colorato. Sciogliamo il lievito nell'acqua, mettiamo lo zucchero, la farina, il sale. Mischiamo bene e poi mettiamo il burro. Una volta incorporato, finiamo di lavorare sul piano da lavoro e formiamo una palla. Quando abbiamo finito di incorporare il burro e il panetto sarà liscio, copriamolo con una pellicola e lo mettiamo a riposare anch'esso per 20 minuti. Riprendiamo l'impasto precedente, lavoriamolo con un movimento di mani e nocche così da formare una palla bella liscia. Poi copriamolo con pellicola e mettiamolo a lievitare per 4 ore in frigorifero. Mentre trascorsi 20 minuti con l'impasto più piccolo, possiamo iniziare a colorarlo. Io ho scelto colorante blu, voi potete scegliere qualsiasi colore. Iniziamo con qualche goccia, vediamo come si colora, poi a vostro piacimento potete colorare di più oppure di meno. Io lo volevo di un bel azzurro acceso, quindi ho aggiunto del colorante. Ottenuta la tonalità di nostro gradimento, prendiamo il panetto, lo copriamo con pellicola e lo mettiamo a lievitare per 4 ore in frigorifero. Come per i croissant, anche le girandole vanno sfogliate, quindi prepariamo il nostro panetto di 250 g di burro in un quadrato di 20x20. Aiutiamoci con due fogli di carta da forno e con un metro da sarta per avere la lunghezza giusta.
Per comodità, il panetto io lo preparo subito dopo aver fatto gli impasti, poi lo lascio in frigo e lo tiro fuori mezz'ora prima di dover sfogliare. Ora, passate le 4 ore in frigorifero, prendiamo il primo impasto, quello più grande, e lo rendiamo una sfoglia. Lo tiriamo in una sfoglia rettangolare, abbastanza grande da poter inserire il panetto di burro di 20x20. Inseriamo il burro sui 2/3 inferiori della nostra sfoglia rettangolare. Poi chiudiamo la parte superiore verso il primo lato di burro e la parte inferiore la chiudiamo a libro sopra ad essa. Sigilliamo bene i bordi e poi tiriamo in una sfoglia sottile. Giriamo di 90 gradi il nostro panetto così da avere la linea aperta sulla nostra destra. Tiriamo in un rettangolo lungo e sottile e poi facciamo la prima piega a 3, la parte superiore verso il centro e la parte inferiore sopra di essa. Poi copriamo con pellicola e mettiamo in frigorifero a riposare per 30 minuti. Trascorsi i 30 minuti in frigorifero, prendiamo un po' di farina, lo mettiamo sul panetto e sotto di esso. Lo stendiamo in un rettangolo sempre abbastanza lungo e sottile e poi faremo la nostra piega a 4. La parte superiore volge verso l'interno, verso la metà, la parte inferiore anch'essa, così che le due estremità si incontrano. Poi chiudiamo la parte superiore verso quella inferiore, così da avere una chiusura a libro e avere 4 strati di sfoglia. Mettiamo a riposare 30 minuti in frigorifero, sempre coperto da pellicola. Per non stendere troppo il panetto azzurro, prendiamo 2 misure con il metro da sarta del panetto con le 4 pieghe. Poi cerchiamo con la carta da forno di formare le stesse misure e aiutiamoci per stendere il panetto con quelle misure.
Trascorsi 30 minuti, prendiamo la sfoglia azzurra e la mettiamo sopra il panetto di pasta. Poi, con dei movimenti delicati, cerchiamo di farla aderire bene e iniziamo a stendere in un rettangolo lungo e abbastanza largo. Mi raccomando, in questa fase molto facilmente vi si può strappare la pasta, quindi restate molto calmi e molto delicati. Ottenuto un rettangolo abbastanza lungo e largo, ma non troppo sottile, iniziamo la formazione delle girandole. Livellate un po' i bordi, così da ottenere degli angoli giusti. Io ho fatto anche due croissant. Per fare le girandole prendete una striscia di pasta e dividetela in due quadrati. Poi tagliate in diagonale tutti i quattro gli angoli senza arrivare al centro. Poi prendete un angolo e lo volgete al centro. Fate un angolo sì e un angolo no, così da creare una girandola. È più facile a farlo che a dirlo. Se avete fatto un buon lavoro, vedrete tutti i vari strati di sfoglia. Ora mettetele a lievitare per 3 ore in forno spento con luce spenta. Poi, prima di infornarle, spennellatele con acqua e zucchero e infornatele a 200 gradi per 25 minuti.